Siamo in via Evemero, una micro baraccopoli che non era neppure censita. Adesso inizia la fase della demolizione. Era uno scempio che durava da troppi anni, un risultato importante, non è tra l'altro l'unico risultato che sta interessando la terza circoscrizione, Camaro Sottomontagna, ma anche via Catanoso che a breve sarà anche interessata dallo sbaraccamento, Fondo Sacca, sono il completamento del parco urbano Sant'Antonio attraverso l'anfiteatro. Siamo ovviamente contenti, cerchiamo di essere sempre presenti e di dare il nostro contributo per quella che è una sfida che non deve vedere ovviamente nessuna bandierina politica, ma al contrario deve vedere tutti uniti verso il raggiungimento di un unico obiettivo, che è quello di risanare la città. La demolizione di queste baracche è una buona notizia anche per la scuola. Quella che vediamo alle sue spalle è la palestra del Minutoli, che doveva proseguire proprio qui dove ci sono ancora queste baracche. All'epoca di costruzione dell'edificio che ospita il Minutoli, la palestra doveva arrivare fino a qua, diciamo al limite di strada, solo che essendo presente queste abitazioni, i lavori ridussero la palestra, tant'è che noi ancora abbiamo nei magazzini, abbiamo le travi che dovevano continuare, come si vede anche dai ferri. Oggi è una buona notizia perché questo spazio viene recuperato e speriamo che possa essere, come dire, dato, incomodato alla scuola, in modo da poterci fare anche degli impianti sportivi che possono essere fruibili anche dal territorio, oltre che dalla nostra popolazione studentesca.